Ciao! Allora, oggi grande, grande novità perché apriamo le buste a sorpresa di Tiger. Non le avevo mai trovate, ecco, ne ho prese due. E non le vedevo sempre in giro nei vari siti, nei canali delle ragazze che le aprivano, ma da me non ci sono mai state. Ero partita che volevo andare a chiederlo, poi mentre facevo il giro le ho viste tutte belle lì. Però sono sicurissima che non ci sono mai state perché nell'espositore normalmente c'erano delle altre cose che mi interessavano, quindi che ho sempre visto. Poi tutto il bello scaffale azzurro l'avrei visto. Non ci sono mai state. Ho chiesto alla ragazza se per caso era una novità, una cosa momentanea, oppure se ci sarebbero state, ma era il suo primo giorno e non lo sapeva. Da me è sempre così. Sono tutte il primo giorno oppure sono lì per un periodo limitato e poi vanno via, quindi non sanno mai niente. Comunque sia, nei canali delle altre ragazze ho visto che ci sono varie dimensioni, varie scritte dietro, mix, ufficio, roba varia. No, qui si poteva scegliere solamente questa da 3 euro, oppure quella più grande, la XL o la L, non mi ricordo, da 5. Io ho preso due da 3 euro perché ero curiosissima, poi perché era una novità, era una prova. Certo, qualcosina si intravede, ma non volevo leggere, quindi era presa super sorpresa. È ancora chiusa con, non so, inquadrarla con i gancetti. Quindi adesso dove l'ho messo? L'ho preso, togli i punti. Quindi lo apriamo in diretta e sono curiosa davvero di scoprire che cosa c'è dentro. Allora, da quale partiamo? Partiamo da questa, la prima che avevo davanti, che è quella qua. Con i gancetti che adesso vado a, anzi, li apriamo assieme. Come sono brava a toglierli? Uno e due, il due è venuto via bellissimo. Ora, eccoci. Allora, li metto per non perderli. Li metto qua, speriamo di ricordarmi dopo che sono lì perché devo buttarli. Allora, pronti? Sbirciate prima voi, poi io pesco. Allora, si vede qualcosa? Ok, bene. E adesso andiamo a pescare. Quindi l'appoggio. Figurina solare, però non dice come che è Solarius, ma non dice che animale è, un pavone? Sembra un pavone, è un pavone, dai, su, un pavone. Ah, l'energia solare si dovrebbe anche muovere. No, io sono questo qua, è bellissimo. Ma questo, cioè, avevo preso qua da 3 euro io. Questo secondo me già da solo va, viene 2 o 3 euro. Poi è carino. Questo è carinissimo. Andiamo avanti. Table matte. Tovaglietta. È una tovaglietta verde. Verde? Verde petrolio. Un cotone, comoda, utile. E comunque siamo a 1 euro, quindi se questa è 1 euro di sicuro. 100% cotone, oltretutto. Allora, questa è da 1 euro sicuro, quindi mettiamo che questo fosse 2 euro e siamo già al valore, però secondo me questo è di più. Comunque, se è 2 euro, siamo già 3 euro il valore della scatola. E poi andiamo. Crystal Experiment. Crystals che sper... Insomma, questo qui. È un esperimento con i cristalli. Attenzione, non adatto, contiene alcune sostanze vitali. Sì, ma ditemi che cos'è.
Esperimento con cristalli. Contenuto: figura sagomata in carta, due parti da assemblare. Ah, quindi verrà il pulcino. Base in plastica, bustina di idrogenofosfato di potassio, pennarello, striscia di erba, becca di plastica e spatola. No, ma allora diventerà un pulcino con i cristalli? Ah, da fare così? Istruzioni, sembrano quelle dell'IKEA, disegnate. Fare così, poi bagnare, aspettare 24 ore, dovrebbero spuntare i cristalli. Ma se siete curiosi, questo lo facciamo assieme. No, ma è bellissimo. Il fatto è che, secondo me, questi erano gli esperimenti da 5 euro, può essere 5-8 euro, ma 5 sicuro. Quindi abbiamo già ampiamente superato il valore della box. E era tutto. Ora è vuota, quindi io, per non confondermi, rimetto via tutto. Che bellissima! Comunque, voglio sapere se quella dei cristalli volete che la facciamo assieme in un video. Ora l'appoggio qui e andiamo ad aprire quest'altra, sempre quella da 3 euro. Non mi sono sbilanciata oltre. Andiamo sempre a sganciare i punti metallici. Mi appoggio magari perché. Punto, abbiamo detto che li ho messi qui, ok. Punto. Ne ha tre. Ah, ricordatemi che li ho messi qui, che devo buttarli. Pronti? Prima voi la guardate. Non so se si vede qualcosa. Ok, ora l'appoggio qui. E sono delle tante cose qui. Vabbè, pestiamo a caso. Portamonete. Carino. Con tutte le perline. È piccino poi, vediamo. Super imbottito dentro. Ha tutte le perline che fanno una stella cometa. Questo è carino. Poi, sto mescolando. Una moto. Moto, dammi una spinta. Ah, una moto che dovrebbe andare a spinta. Una piccola moto. Che è fatta benissimo. Quindi è un misto, bambina e bambino. Carina. Qui secondo me siamo 1 euro e 1 euro. Siamo 2 euro. Andiamo avanti. Spille, spille proprio, sono le classiche spille, sono in feltro, aspettate che ne tolgo una. Allora c'è il cuoricino con la freccia, le labbra e la scritta ok, e dietro hanno la spilla a fermaglio, se riesco a toglierne una che ve la faccio vedere, tipo spille da baglia, per farvi capire, eccola qua. Allora eccola qua, grandina, dietro ha la spilla da baglia, questa qui. Si chiude ed è in feltro con tutti i brillantini. La rimetto via prima che la perdo. Se la riesco a chiudere senza pungermi. Poi sentivo che c'era qualcos'altro. Sì, esatto. Bracciale a scatto. Ah, e di quelli potrebbe essere che andavano quando ero piccola io. Ah, c'è questo animale.
Sì, esatto, quelli che si piegano e si arrotolano. Quando ero piccola io si faceva una cosa del genere. E voilà! È carino, è in gomma esterna, quindi non fa male sicuramente. Carino. Direi che siamo un euro. E 1 euro, siamo già a 4 euro, quindi valore della box superata. E ora sì, me la terrò fino alla fine perché spille. Spille, ma si chiama in questo modo? No, Brook e Brooker. Vabbè, spillette, queste sono diverse, sono tipo in plastica. Con la scritta I love you, love, you are loved e you. Ah, non I love you. Allora, ne tiriamo fuori una. Eccola, queste hanno invece il pernino. Così. Sono belline. Con i cuoricini, sono sì in plastica, ma sono carine. Allora, a 1 euro anche questa. Allora, cosa dire? La prima box mi ha entusiasmato tantissimo perché ha quindi un... Scusate, non ve l'ho detto perché sentivo con la mano. È vuota. Quindi erano 5 prodotti ed erano 1, 2, 3, 4, 5 da un, secondo me, 1 euro. Quindi 5 euro abbiamo superato lo stesso il valore della box. La prima box, secondo me, era bellissima. L'ho aperta e dico wow, cioè il coso dei cristalli, il giochino solare, bellissimo, la tovaglietta sempre utile, bellissima. La seconda, il braccialetto mi piace, lo tengo. Le spillette, penso che ci farò qualcosa di decorazioni di queste. Queste qui non credo, non penso. Fortuna che ho una nipote femmina e un nipote maschio, quindi metto d'accordo tutti e due. Veramente ho anche un'altra femmina, però è un po' piccina per giocare con queste cose. Comunque, sono quel braccialetto, il braccialetto è mio. La seconda box è stata un po' deludente, magari è bellina a sorpresa se una dei bambini, ma perché c'è un po' da maschio e un po' da femmina, anche se a dire il vero, ah sì, perché questo è da maschio. Mettiamo che questo sia da maschio e poi tre cose da femmina, quindi sì, comunque si metteva d'accordo tutti e due, maschio e femmina. Ma la prima è stata bellissima. Se Tiger in futuro continuate a mettere queste box, per favore dividetele, non so, mix, ufficio come gli altri, oppure bambino, bambina, maschio, femmina, così uno sa anche un po' come orientarsi. Poi è bella la sorpresa. Se avessi, allora, ragionamento logico, se io torno da Tiger e ci torno, se ci sono ancora le riprendo perché sono curiosa. Diciamo che se avessi trovato per prima questa box, questa qui, con tutte queste cosine, avrei detto no, vabbè, non basta, era carina la sorpresa, carina da fare un video, ma basta così. Ma avendo trovato anche quest'altra dove c'erano tutte queste cose carinissime, oltretutto il set di cristalli che niente, lo facciamo in un video perché sono troppo curiosa di provarlo. Allora ci possono essere cavolate, ma ci possono essere anche cose carine. E allora io direi che sicuramente un'altra la riprovo. Non so se quella da 5 euro che è più grande ha più cose oppure con un valore superiore, ma questo me lo direte voi se per caso le avete. Ed fatemi sapere intanto. Se vi è piaciuto il video e se volete che facciamo il test dei cristalli assieme, io continuo a tenere il mio braccialetto. Se vi è piaciuto il video, vi ho tenuto un pochino di compagnia, mi raccomando di mettere un like, iscrivervi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella, così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!